Il rapporto Svimez 2011, commentato dal consigliere regionale del PDL Michele Napoli, il quale sottolinea come le differenze registrate siano nette non solo se raffrontate con le regioni del nord, ma anche rispetto a quelle del sud Italia. Un ennesimo campanello d'allarme evidenzia, considerato che la crescita della nostra regione tra il 2001 e il 2010 ha segnato un dato negativo dell'1,3%. Simili risultati, aggiunge il consigliere, sono frutto degli errori di programmazione commessi nel passato che ancora incidono sull'economia lucana, una politica, quella del centro-sinistra, lontana dalle esigenze del territorio, che critica le misure nazionali programmate per fronteggiare una crisi globale e non si adopera per costruire un futuro migliore per i lucani. Tra gli altri dati presi in esame, il tasso di occupazione in Basilicata passato dal 48,5 al 47,1%, l'aumento della difficoltà per i lucani di fare la spesa, la capacità di risparmio che ci vede all'ultimo posto nella graduatoria nazionale. E se gli interventi del centro-sinistra si sono rivelati sbagliati e dannosi, noi rappresentanti dell'opposizione, conclude Napoli, abbiamo il dovere di evidenziarlo affinché qualcuno ne prenda coscienza e cominci ad occuparsi del futuro dei lucani.